Quando sentiamo il termine emotivamente maturo, la prima cosa a cui pensiamo è una persona che ha un'elevata comprensione di se stessa e degli altri, una persona con un'elevata intelligenza emotiva. In altre parole, la maturità emotiva è quando qualcuno riesce a gestire le proprie emozioni indipendentemente dalle condizioni in cui si trova. Le persone emotivamente mature sanno come reagire alle circostanze difficili e allo stesso tempo non perdere mai il controllo. La maturità emotiva è la qualità più importante che si possa avere in una relazione. Sfortunatamente, però, non basta invecchiare per diventare persone emotivamente mature. Bisogna anche fare le giuste esperienze. In questo video vedremo 10 caratteristiche che ti aiuteranno a capire se sei una persona emotivamente matura oppure no. Iniziamo. 1. Sai che le persone non possono leggere la tua mente. Non hai nessun segnale stampato in fronte che dice agli altri se sei affamato, triste, arrabbiato, felice, frustrato o depresso. Devi comunicarglielo parlandone apertamente. Invece di incolpare gli altri per non averti magicamente capito, esprimi il tuo pensiero al meglio delle tue capacità. Di quello che vuoi veramente, racconta agli altri come ti senti veramente e fai del tuo meglio per restare calmo e chiaro nel processo. Essere in grado di verbalizzare e comunicare in modo efficace e facilmente comprensibile porta benefici in ogni campo della vita. Dalle relazioni emotive all'ambiente lavorativo, la maggior parte delle persone fallisce perché non è in grado di comunicare ciò che sente e questa frustrazione interna aumenta perché queste persone non sono disposte a modificare questo aspetto della propria vita, nonostante ne trarrebbero grandi benefici. 2. Sai che non c'è tempo per un comportamento passivo-aggressivo nella vita. La vita è breve, non c'è tempo per portarsi dietro emozioni negative. Quando qualcosa o qualcuno ti ferisce, cerca di condividere come ti senti in modo onesto e diretto. Aiuta gli altri ad aiutarti. Più velocemente passi dal dolore interno all'elaborazione del problema, al sentimento negativo, alla condivisione, e più velocemente allieverai la tua sofferenza e quella degli altri. 3. Sai scegliere attentamente le tue parole prima di rispondere. Sia negli affari che nella vita, l'esito delle conversazioni può cambiare completamente, prendendosi solo qualche istante per riflettere prima di rispondere a qualcuno. Il più delle volte le persone non si preoccupano di ciò che l'altra persona stia dicendo, ma stanno solo aspettando l'opportunità di poter parlare loro. Questo mostra come molte conversazioni spesso tendano a diventare superficiali. All'altra estremità ci sono persone che sono troppo coinvolte emotivamente nella conversazione e rispondono troppo rapidamente senza permettere che le informazioni ricevute vengano prima elaborate. Queste sono persone che letteralmente non si prendono il tempo per capire cosa stava realmente cercando di comunicare loro all'altra persona. Dovresti sempre capire quali sono le tue opzioni migliori per ottenere il risultato che desideri effettivamente. L'opposto della maturità emotiva, in questo caso, si vede nelle persone che preferiscono tagliare i ponti con altre persone perché nella foga del momento agiscono per impulso invece che per ragione. 4. Sai stare attento nelle tue relazioni. C'è differenza tra dare fiducia agli altri e credere incondizionatamente a tutto ciò che si dicano. Sia chiaro, non dovresti vivere nel sospetto continuo che qualcuno voglia fregarti, ma semplicemente fare selezione alla radice fidandoti solo di un ristretto numero di persone che hanno dimostrato di meritare la tua fiducia quasi incondizionata e poi iniziare nuove relazioni con cautela. Qui mi riferisco a relazioni impegnative, ovviamente, non a relazioni più superficiali che possiamo vivere in maniera più rilassata. Ognuno di noi porta con sé una propria storia e un proprio bagaglio di esperienze, anche negative, indipendentemente da quanto questa persona possa sembrare perfetta dall'esterno. Sii grato per le buone relazioni che hai, ma sii sempre pronto a rivalutarle. Prenditi il tuo tempo quando incontri nuove persone e assicurati di conoscerle bene prima di dare loro la tua fiducia. Per fare un esempio, un ragazzo o una ragazza giovani e meno maturi potrebbero innamorarsi velocemente di un'altra persona. Crescendo e diventando più emotivamente maturi grazie alle varie esperienze avute nel tempo, saranno più consapevoli che tutti, per quanto esteriormente affascinanti o realizzati, potrebbero non sempre essere quello che appaiono. E quando dico tutti, non intendo tutti gli altri, ma tutti tutti, noi compresi. 5. Rispetti la diversità. In un mondo perfetto, fino a quando una persona non danneggia o pesa su di noi, sulla nostra famiglia o sulla società, non sono affari nostri ciò che fa questa persona e non dovremmo giudicarla. Se però davvero non possiamo resistere alla tentazione di giudicare qualcuno, e purtroppo tutti lo facciamo di tanto in tanto, una persona che è emotivamente intelligente e matura capisce che gli unici fattori che dovrebbero essere considerati sono le azioni e il comportamento di questa persona, ma mai cose come il suo luogo di nascita, il colore della pelle, il suo orientamento sessuale,
il suo background sociale, eccetera, eccetera. L'essere o no una brava persona non è determinato dal colore della pelle, dal nostro orientamento sessuale o dal nostro status economico o sociale. Uso parole come diverso o diversità perché in questo momento, nel 2021, questi sono i termini più comuni usati quando si parla del problema della discriminazione. Se comunque state guardando questo video su YouTube nel 2051, spero che questo punto non abbia alcun senso per voi perché siete a un livello così avanzato dove non vedete nulla di diverso fra le categorie menzionate prima. E credo veramente che possiamo arrivare a un tale livello in futuro, dato che quando si parla di discriminazione oggi, il problema non sono certo i giovani, con qualche rara eccezione. Generalmente chi tende a discriminare di più ciò che è diverso è chi non ha mai neanche provato a conoscere persone di altre provenienze o culture. E questo lo ha portato ad avere credenze limitanti che lo accompagnano anche per tutta la vita. Ma qual è il modo migliore per apprezzare persone di altre culture? Parlando con loro direttamente e non giudicandole basandosi su dubbi stereotipi per sentito dire. Ed è qui che Cambly, che è lo sponsor di questo video, ci viene in soccorso. Chi segue questo canale sa già quanto mi piace il concetto di Cambly. Praticità. La filosofia di Cambly è infatti quella di insegnare inglese concentrandosi al 100% sulla parte comunicativa, sulla conversazione. Per chi si fosse perso gli episodi precedenti, Cambly è una piattaforma di e-learning disponibile su desktop, iOS e Android, che consente a chiunque voglia smettere di studiare inglese in maniera poco efficace e imparare davvero a parlarlo, di fare lezioni online con insegnanti di madrelingua inglese 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, tramite video chat integrata. Quello che mi ha colpito di più di Cambly è la varietà di insegnanti e la loro disponibilità 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, appunto. La cosa bella di poter scegliersi il proprio insegnante è anche il fatto che se pianificate viaggi o esperienze in luoghi specifici, prendiamo ad esempio l'Australia, potete scegliere un insegnante australiano in modo da potervi abituare prima di partire. Stessa cosa se volete andare nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada o in Irlanda, per fare alcuni esempi. Inoltre, l'abilità di poter cambiare insegnante con un click vi assicurerà di trovare l'insegnante giusto per voi. I prezzi poi sono davvero competitivi e con il codice crescita potete fare una lezione di prova gratuita di 10 minuti. Se poi vi piace la piattaforma, lo stesso codice vi dà il 40% di sconto sui piani annuali. In pratica vi danno 5 mesi di insegnamento gratuito. Trovate tutti i link nella descrizione sotto al video. Invito tutti a fare la prova gratuita e fammi sapere cosa ne pensate. So che diversi di voi si sono già iscritti a Cambly con il mio codice, se vi va condividete la vostra esperienza nei commenti. Per finire, se avete dei figli piccoli, Cambly offre anche un servizio specifico per studenti dai 4 ai 15 anni che si chiama Cambly Kids. Tutti i codici sono sotto in descrizione. Siamo ora al punto successivo. 6. Ti esponi a punti di vista opposti per crescere. I social media sono una buona rappresentazione della vita reale. Anzi, sono spesso più reali della vita reale, perché dietro a uno schermo le persone tendono a mostrare la loro vera natura, o almeno i lati più oscuri di questa, ed è spesso più difficile mostrarsi emotivamente maturi online che faccia a faccia. Gli algoritmi di Facebook e YouTube sono stati codificati per mostrarci contenuti con cui siamo più d'accordo, quindi clicchiamo su video o articoli che ci piacciono e con cui siamo già d'accordo, appunto, e continueremo a rafforzare le nostre convinzioni, senza mai metterle in discussione con persone con punti di vista diversi. Una persona emotivamente matura e intelligente ha la capacità di comprendere, relazionarsi e valorizzare anche punti di vista opposti. Ovviamente, buon senso, ci sono dei limiti anche a questo. Chi segue questo canale regolarmente sa a cosa mi riferisco. Se una persona ha avuto successo in un certo campo della vita e noi no, probabilmente dovremmo almeno ascoltare ciò che questa persona ha da dire e capire se c'è qualche informazione utile che possiamo ricavare dalla conversazione. 7. Sai quando continuare a provare e quando tagliare le perdite. La capacità di pronosticare risultati futuri è ciò che ci consente di decidere correttamente se continuare o meno a perseguire il nostro particolare progetto o tagliare le perdite e concentrarci su qualche altro obiettivo. Il tempo non è infinito e dobbiamo assicurarci di allocarlo al meglio. Non abbiamo bisogno di vincere tutte le battaglie della vita. A volte per vincere una guerra è meglio alzare bandiera bianca, ammettere la sconfitta e passare alla battaglia successiva. Presta attenzione alle persone che vogliono vincere assolutamente in tutto, anche nelle cose più piccole e irrilevanti, e nel frattempo stanno compromettendo il loro successo a lungo termine. Non essere una di queste persone. A volte per fare due passi avanti è necessario prima farne uno indietro. Pensa in modo strategico. 8. Non ti interessa cosa pensano gli altri.
Sai che le menti degli altri sono spesso luoghi confusi e non ti sforzi di provare a piacere a tutti, perché sai che sarebbe un obiettivo futile. Ciò che conta è che tu e le persone che ami stiate bene, capisci che la qualità è più importante della quantità. Rinunci alla fama e inizi a fare affidamento sull'amore. La pressione sociale e l'ansia sociale sono grandi problemi al giorno d'oggi, ma guardala in questo modo. Quando hai 20 anni ti interessa quello che pensa la massa. Quando hai 40 anni smetti di preoccuparti di ciò che pensa la massa. E quando hai 60 anni ti rendi conto che la massa non ti ha mai pensato in primo luogo. Le persone hanno la loro vita e i loro problemi. Non dare per scontato che ti pensino o ti giudicano costantemente, come se non avessero nient'altro da fare. Fai le tue cose rispetto agli altri, prenditi cura dei tuoi cari e cerca di non stressarti troppo per le piccole cose della vita. 9. Accetti le critiche costruttive e non hai paura di chiedere aiuto. Piuttosto che dare per scontato che chiunque ti critichi stia cercando di umiliarti o stia commettendo un errore, accetti che forse sarebbe una buona idea capire se le critiche che stai ricevendo sono costruttive e se puoi ricavare spunti utili da esse. Capisci che puoi ascoltare una critica e sopravvivere, senza dover andare subito sulla difensiva e negare che ci sia un problema. Ovvio, qui non parlo di critiche stupide, per cui non hai tempo da perdere, ma di critiche costruttive che possono aiutarti a migliorare. Una persona emotivamente matura e intelligente, inoltre, non ha paura di chiedere aiuto. Chiedere aiuto non deve essere visto come un segno di debolezza. Infatti ci vuole molta forza per superare il nostro ego e ammettere di avere bisogno di aiuto. Naturalmente ci sono momenti in cui devi affrontare le tue battaglie da solo, e anche se fare affidamento sugli altri per combattere queste battaglie al tuo posto potrebbe portare a risultati positivi sull'immediato, in realtà danneggia la tua capacità di crescita a lungo termine. Quindi non avere paura di chiedere aiuto, ma allo stesso tempo rispetta il tempo e gli impegni altrui. 10. Ammetti quando sbagli e ti assumi le tue responsabilità. Questo è il punto focale di questo canale YouTube, la lezione più importante attorno a cui ruota tutto il resto, saper assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Essere in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni è il primo segno che qualcuno ha raggiunto un buon livello di maturità emotiva. Per qualche ragione, ammettere di sbagliare ha una brutta reputazione a causa dell'ego, ma più ti evolvi e più capisci che non è così. Ammettere quando sbagli è incredibilmente potente, perché ti consente di fare le modifiche necessarie in base alle informazioni che prima non avevi o non capivi. Questo è un punto di svolta per chiunque sia seriamente intenzionato a diventare la versione migliore di se stesso, una persona che ha in mano la propria vita ed è pronta ad affrontarla, e a non finire come coloro che incolpano la società a ogni occasione per giustificare i propri fallimenti. Purtroppo molte persone si scavano la fossa da soli, una fossa sempre più profonda, cercando costantemente di convincersi che non sono da biasimare per la mancanza di risultati e trovando sempre qualcuno su cui scaricare le proprie colpe. Questo vale anche nelle relazioni. Alcune persone, piuttosto che ammettere di avere torto, sarebbero disposte a sacrificare una relazione con persone a loro importanti. Quello che queste persone pensano è di essere persone orgogliose, quando in realtà il loro è semplicemente un comportamento immaturo ed infantile. Ora, domanda per voi: quali dei 10 punti riportati in questo video credete siano il vostro punto di forza e su quali avete ancora molto lavoro da fare? Se vi va, fatemelo sapere lasciando un commento. Se vi è piaciuto questo video, non perdetevi il video Le nuove qualità delle persone con alta intelligenza emotiva, che potete trovare su questo canale. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto, e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima!